Due giorni di gare, 22 squadre provenienti da diverse regioni, tra cui Toscana, Puglia e Campania, 153 atleti, di cui 11 donne, 1500 metri di nuoto, 40 km di bici, 10 di corsa per il percorso olimpico. Sono questi i numeri del triathlon svoltosi a Policastro il 13 e 14 giugno sotto l'egida della FITRI, la federazione italiana di questo sport che unisce tre discipline, nuoto, ciclismo e corsa. L'evento è stato organizzato da Hermes Campania che dopo due anni di gare realizzate a Sapri ha dato il via ad una tappa policastrese del triathlon. Sabato si è svolta la gara su distanza olimpica valevole per il campionato regionale SM. Gli atleti sono partiti da una delle spiagge di Policastro adiacenti il porto sotto un sole torrido intorno alle 14:15 e hanno eseguito due giri tra le boe. Da subito un gruppetto ha preso le distanze, riuscendo così a guadagnare le bici prima degli altri e ad iniziare il lungo percorso ciclistico che li avrebbe portati fino a Scario in ritorno. A Policastro, lasciate le bici, è stata poi la volta della corsa nel centro storico, terminata sul lungomare dove era stato allestito il punto d'arrivo. Incredibile tenuta e forza degli atleti, sottoposti ad una dura prova e ad una appassionante sfida che in totale è durata circa 3 ore. A guadagnarsi tutti e 3 i gradini del podio nella classifica assoluta del percorso olimpico è stata la società Canottieri Napoli, che è riuscita a terminare tutto il percorso in poco più di 2 ore. La società ha trionfato anche nella classifica femminile. Domenica si sono disputate poi le gare di triathlon sprint e super sprint, il paratriathlon, che come quelle di sabato hanno assegnato un punteggio rank. Bel movimento nella città di Policastro, che si è vista invadere da un certo numero di ospiti e che ha potuto far conoscere di più se stessa, visto che a tutti è stato donato un DVD con la storia della cittadina. Il percorso studiato dagli organizzatori del triathlon ha sfruttato al meglio i vari paesaggi di Policastro e dintorni, garantendo agli atleti una gara alternata su asfalto e su sterrato, un tragitto vario e interessante tra bellezze naturali e evidenze storiche. Sul lungomare.